Salve a tutti e benvenuti all'appuntamento con le stelle. Oggi vi parlerò dei segni di acqua, ossia cancro, scorpione e pesci. Iniziamo col segno del cancro, che è il segno dominato dalla luna, il pianeta che lo rende alquanto lunatico. Però è sbagliato definirlo così, il cancro, perché quando vuole sa essere molto deciso e quindi raggiunge facilmente gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda il 2016, il cancro avrà la possibilità di concretizzare tutto ciò che ha seminato negli anni passati. Infatti questo è un anno che lo rende consapevole sulla concretezza del da farsi, ma anche su dove, come e con chi attuare questi progetti. Adesso dovete essere voi la priorità della vostra vita. Dal 12 marzo al 5 aprile Venere sarà in trigono dal segno dei pesci, dove incontrerà Nettuno e Chirone, che vi permetteranno di trasformare tutte le passioni vissute nel passato in qualcosa di molto romantico, in storie dal sapore entusiasmante. Quindi inizierete a fare progetti sul futuro con la persona con la quale state e sarà meravigliosa e inebriante, una sensazione davvero stupefacente. La vostra stagione dell'amore continuerà anche nel mese di giugno, quando avrete molte occasioni di nuovi incontri e soprattutto incontrerete una persona del passato che però non necessariamente conoscete. Cioè avete a che fare con questa persona del passato che ha fatto parte della vostra vita, ma non necessariamente una persona già conosciuta. Poi il 23 invece, dal 23 settembre al 18 ottobre, ci sarà un periodo in cui inizieranno delle trasgressioni, quindi ci sarà la possibilità di avere dei rapporti clandestini. In questo anno per il cancro non è previsto niente di eclatante, ossia continuerà a concretizzare tutto il lavoro fatto negli anni precedenti, però a livello di novità non ci sarà niente di eclatante. Poi passiamo a un altro segno di acqua, che abbiamo detto che è lo scorpione. Lo scorpione è un segno molto pragmatico, un segno misterioso. In quest'anno dobbiamo dire che è un anno molto importante, perché lo scorpione è libero dalla presenza di Saturno nel suo segno, che vi è stato 2 anni, e che praticamente questo Saturno ha insegnato allo scorpione come comportarsi in modo deciso e responsabile. Quindi adesso lo scorpione è in grado veramente di affrontare qualunque tipo di problema gli si presenti sul suo cammino, proprio perché ha imparato l'arte della strategia relazionale, ossia il compromesso. Quindi dobbiamo dire che a marzo, quando ci sarà l'entrata di Mercurio in Pesci, dove incontrerà Nettuno e Chirone già presenti in Pesci, si creerà proprio un'atmosfera molto particolare che donerà allo scorpione un intuito molto molto sviluppato, e questo gli permetterà di capire realmente come tutto ciò che succede intorno a lui. E non solo, si renderà conto anche che questo successo che sta avendo nella vita professionale in particolare, può dare fastidio a qualcuno. Infatti ci saranno persone che vi remeranno contro, però il consiglio delle stelle è quello di non considerare proprio queste persone, continuate per la vostra strada e il successo sarà garantito. Per quanto invece riguarda la sfera sentimentale, in amore questa è alquanto variegata questa situazione, in quanto ci saranno situazioni già confermate negli anni precedenti, quindi chi è già in coppia potrà addirittura avere la possibilità di convivere, oppure un matrimonio, o perché no anche la nascita di un figlio. Quindi si prevede proprio di concretizzare queste storie già nate nel passato. Mentre per chi è single c'è la possibilità di avere un incontro con una persona speciale che può trasformarsi in qualcosa veramente di serio e di duraturo. E infine c'è il segno dei pesci, l'ho lasciato infine non perché è l'ultimo, anche perché è l'ultimo, ma perché il segno dei pesci purtroppo quest'anno ha un anno un po' pesantuccio, un po' particolare, perché risente sia dell'opposizione di Saturno nel segno del Sagittario, e sia anche dell'opposizione di Giove, che è il pianeta della fortuna, che è nel segno della Vergine, che è proprio opposto.
Quindi questo almeno fino ai primi di settembre, ossia precisamente fino al 9 settembre, quando ancora Giove sarà presente in Vergine, poi cambierà segno e andrà in Bilancia. Però fino ad allora c'è un periodo molto molto particolare. E questi due pianeti cosa fanno? Spingono i pesci a lasciare stare quest'area di vittimismo ogni volta e di indecisione su tutto ciò che vi circonda, ma vi spinge proprio all'azione, cioè a essere più concreti e più diretti. Quindi solo così, se agite in prima persona, con le vostre, assumendovi le vostre responsabilità su tutto ciò che vi circonda, solo così potrete uscirne vincenti. Ovviamente tutto ciò costerà sacrificio, perché avendo questi due pianeti in quadratura e opposizione, tutto ciò che riuscirete a concretizzare anche con l'aiuto di altri pianeti tipo Mercurio, che sarà presente proprio a marzo nel vostro segno insieme a Nettuno e Chirone, quindi vi darà la possibilità comunque di emergere in questo periodo. Però questi successi che otterrete in questo periodo poi verranno comunque messi in discussione da persone che vi remano contro, proprio perché c'è questa opposizione. Comunque voi continuate così, perché continuando per la vostra strada, quindi in prima persona agirete direttamente e assumendovi le vostre responsabilità, quando finirà questo periodo poi raccoglierete i frutti del successo. Quindi è solo una questione di tempo, pazientate e andrà tutto bene. Per quanto riguarda invece la stagione dell'amore, e diciamo che anche in amore c'è una situazione un po' strana, perché per quanto riguarda i rapporti esistenti che sono già in crisi, allora a quel punto bisognerà fare una scelta, bisognerà decidere se continuare questi rapporti, che comunque si andranno ad affievolire e magari a finire col tempo, oppure decidere di dare un taglio secco e quindi proiettarsi verso qualcosa di nuovo, che ovviamente non arriverà subito, però porterà comunque un'innovazione nel tempo. Quindi dovete essere davvero, davvero molto lucidi e decisionisti, e poi per il resto tutto si risolverà. Con questo abbiamo concluso anche i segni di acqua. Vi do appuntamento alla prossima puntata, dove parlerò di altre cose, sempre riguardanti le stelle. Ringrazio Trust Parrucchieri per il trucco e parrucco. Un bacio dalle stelle. Ciao.